Ciao a tutti e benvenuti. Nel video di oggi parleremo del campione e della sua importanza. Nonostante sia un argomento che viene spesso sottovalutato, è molto importante un attimo a soffermarci per non avere delle brutte sorprese al fine della realizzazione del nostro progetto. Infatti, vediamo insieme come convertire i centimetri nel numero di maglie e dei ferri da realizzare. Utilizzeremo una semplicissima formula che andremo ora a vedere insieme come applicare. Quindi, quando avete deciso e avete trovato un progetto che vi è curiosito e lo volete realizzare, la prima cosa che dovete fare è creare un campioncino. Un campioncino spesso viene sottovalutato, quindi molti non lo creano e partono direttamente con le misure oppure seguono semplicemente il schema che c'è. Però c'è da dire che ognuno di noi ha una sua tensione di mano, ha magari dei ferri filato differente dal campioncino indicato. Quindi noi vi consigliamo prendere quei 10-15 minuti e realizzare un campioncino. Realizzazione del campioncino è importante per i molti punti. Innanzitutto vi permette mettere alla prova il filato che avete acquistato, che avete magari a casa, che avete comunque deciso di utilizzare per realizzazione del vostro progetto, perché una volta che avete realizzato un piccolo campioncino è sempre consigliato lavarlo e poi metterlo a asciugare su una superficie piatta, magari anche mettendolo in mezzo a un tessuto, un asciugamanino, tessuto piccolino, che vi permette metterlo in mezzo così, senza stendere, senza tirare, e semplicemente in posizione dritta farlo asciugare. Questo vi permetterà appunto avere le misure reali che andrete a applicare, perché ad esempio abbiamo creato due campioncini identici fatte alla maglia rasata, vedete, sono entrambi uguali, con la stessa mano, con lo stesso filato, con le stesse misure. Questo è quello non lavato, che prima che si ariciola un pochino, quindi vi troverete in difficoltà a prendere le misure, e anche, vedete, le maglie sono leggermente più grandi. Invece, una volta che l'avete lavato, asciugato, avete un campioncino tutto bello dritto che si riesce operare molto meglio per prendere le misure, e anche le misure sono leggermente più piccoline in questo caso con questo filato. Quindi una volta che voi realizzerete un vero e proprio progetto e andrete a lavarlo, non avete le brutte sorprese in cui magari un capo sia diminuito e voi non riuscite più a indossarlo perché la misura magari si è diminuita di mezza misura, quindi non è più adatto a voi. Questo però non si verifica sempre, ovviamente, dipenderà poi dal filato che state utilizzando. Comunque, in tutti i modi è consigliato a lavarlo, farlo asciugare su una superficie dritta e poi prendere le misure su questo campioncino. Poi, un'altra importanza del campioncino, anche quando ad esempio dovete realizzare un capo in cui ci sono più di un motivo, dovete creare un campioncino anche su quel secondo. Perché ad esempio rasato diritto e poi avete un'altra parte in cui dovete applicare riso di grano semplice, ovviamente applicando un'altra tecnica le maglie si comportano diversamente, e quindi con lo stesso numero di maglie avremo i centimetri diversi, avremo una lavorazione diversa, avremo sempre una tensione diversa. Quindi fatene sempre anche un secondo campioncino se ne avete più di due motivi, tre motivi, per la vostra sicurezza. Infatti oggi qui ne abbiamo realizzato, apposta per farvi vedere la importanza di creazione del campioncino, un campioncino, vedete, questo qua è il riso e grano semplice, e uno con rasato diritto.
così vi metto in paragone e vedete come cambia quando facciamo conversione dei centimetri nelle maglie, come cambiano il numero di maglie ferri applicati, da applicare, scusate, per realizzare un progetto secondo il disegno, secondo il punto che avete deciso. Comunque si vede già l'occhio nudo anche qui, che è rasato diritto, come si presenta, e come si presenta quello a grano riso semplice. Poi ne ho fatto anche uno a rovescio, comunque per farvi vedere i campioncini. Quindi, una volta che l'avete realizzato, lavato e avete fatto asciugare, si vanno a prendere le misure. Di solito noi creiamo un campioncino con 10 maglie per 10 ferri, da tenere conto per prendere le misure, però facciamo sempre 2 in più sui lati e 2 più sui ferri, perché le misure, quelli più reali, più vicini all'intera lavorazione, sono quelli centrali, perché la maglia di avvio è sempre un po' più stretta delle altre maglie di lavorazione, perché ovviamente, vedete, è un pochino più stretta. Poi andiamo con la stabilizzazione della tensione manuale. E anche le maglie, quelli dei bordi, sono sempre, diciamo, tra virgolette, un po' meno fidabili, quindi consigliamo fare sempre, se dobbiamo convertire 10 maglie, facciamo 14 maglie di avvio e 14 ferri di lavorazione in su. E la stessa cosa anche sul secondo motivo, se ne dovete realizzare, ok? Poi mettete in evidenza i vostri 10 puntini e poi prenderete le misure. Ora li vediamo insieme come prendere e come convertirli nei centimetri che vi servono. Possiamo partire con le misure. Praticamente, per capire quante maglie dobbiamo avviare per un nostro progetto, dopo aver preso le misure, dobbiamo fare una semplice formula in cui facciamo conversione delle maglie nei centimetri. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è vedere, misurare. Vedete il nostro campioncino, quindi dobbiamo misurare a quanto corrispondono le 10 maglie che abbiamo avviato, a quanti centimetri corrispondono. Quindi, per facilitare, ho già evidenziato, vedete, la parte centrale del nostro campioncino. Quindi ho tirato via le 2 maglie del bordo e qui 2 2 2 2, e ho la parte centrale, quella più più precisa. Quindi prendiamo il metro e misuriamo i centimetri, quanti centimetri ci sono nel nostro campioncino delle maglie. Allora, partiamo dai due estremi e sono 5,5. Quindi noi andiamo a scrivere la nostra proporzione. Le 10 maglie, vediamo se si vede, 10 maglie, scrivo la parola intera così si riesce a capire meglio per non fare la confusione, corrispondono a 5,5 centimetri. Noi però dobbiamo capire quante maglie dobbiamo avviare per realizzare il nostro progetto. Quindi noi facciamo x maglie stanno a 55 centimetri. 55 centimetri è la misura media che si usa ad esempio anche per fare un poncio. Quindi quante maglie devo avviare per 55 centimetri?
Per scoprirlo vado a applicare questa formulina. Quindi non faccio altro che x maglie uguale 10 maglie stanno 10 maglie per 55 centimetri diviso a 5,5 centimetri. Così vado a scoprire quante maglie ho bisogno per avviare 55 centimetri. Facendo il calcolo sono 100 maglie. Quindi per realizzare il mio progetto di 55 centimetri andrò qui a avviare 100 maglie. Secondo passaggio è vedere quanti ferri devo fare per avere la lunghezza giusta. Ovviamente la lunghezza è una misura importante, ma comunque la potete, se avete la persona vicino, misurare anche durante il lavoro. Però se sono delle misure che avete preso e dovete realizzarlo e poi la persona per la quale la state facendo in questo momento non è vicino, ma magari viene direttamente a ritirare il progetto, andate a scoprire anche il numero di ferri. Quindi dobbiamo fare la stessa formulina in cui scriviamo 10 ferri stanno a quanti centimetri stanno? Facciamo stessa misura. Vediamo, partiamo dai due estremi che ho già evidenziato perché devo avere come sempre la parte centrale. E vedo, senza stendere il capo, quanti centimetri corrispondono. E sono 5. Quindi 10 ferri corrispondono, stanno a 5 centimetri. X ferri stanno a 70 centimetri. Perché questo sono il numero, sono le misure che mi servono. Ovviamente qui sono andranno cambiati i centimetri secondo il progetto, secondo le vostre misure personali. X ferri uguale, dobbiamo fare quindi 10 per 70 diviso 5, mantenendo sempre, vedete, la stessa formula. E sono 140 ferri. Quindi qui vedete, qui dove sono 70 centimetri che dobbiamo realizzare, dovremo fare 140 ferri. Ecco, vedete? Così, grazie al nostro campioncino che abbiamo realizzato, abbiamo preso le misure precise con quali non possiamo sbagliare e con quali non avremo le sorprese spiacevoli alla fine del lavoro. Quindi, piuttosto all'inizio perdiamo i nostri 10 minuti e lo creiamo, almeno dopo siamo più sicuri. Poi, per farvi capire l'importanza del campioncino e anche del fatto che bisogna creare ogni volta un campioncino nuovo secondo punto che avete deciso, facciamo esempio, prendiamo le misure anche di un altro secondo campioncino che ho preparato per farvi vedere appunto la differenza, che guarderemo il riso grano semplice. Con le stesse misure, per farvi capire meglio appunto la differenza delle maglie e dei ferri che bisogna applicare. Sempre prendiamo 55 centimetri
di larghezza e 70 di lunghezza. Quindi noi prendiamo il nostro centimetro, prendiamo sempre, evidenziamo, prendiamo i nostri, dobbiamo fare 10 maglie a quanti centimetri ci stanno con applicazione dei punti di riso grano semplice. Quindi 10 maglie stanno, andiamo a vedere in centimetri, facendo sempre il conto, non tenendo conto di quelli finali. Dove 10? Prendete la parte centrale, evidenziatela. Sono 5,5 di centimetri, quindi 10 maglie corrispondono a 5,5 di centimetri, uguale di prima. X maglie invece stanno a 55 centimetri, X maglie è la stessa, in questo caso sono le stesse maglie, e anche qui avvieremo 100 maglie. Qui avvieremo 100 maglie. Per i ferri facciamo la nostra formulina, quindi 10 ferri stanno. Guardiamo in quanti centimetri sono, prendiamo il conto dei nostri ferri, la parte centrale, e facciamo la formulina. 3,5 centimetri, X ferri, così scopriamo quanti ferri ci vogliono per 70 centimetri, X ferri uguale 10 per 70 diviso 3,5, e facciamo la nostra formulina, il nostro calcolo, e andremo a vedere quanti centimetri ci vogliono. Quindi sono 200 ferri. Ok, vedete, con applicazione di punto grano semplice abbiamo bisogno di farne 200 ferri per realizzare 70 centimetri del progetto in lunghezza, altezza. Quindi qui avremo bisogno di 100 maglie. Qui invece 200 ferri. Quindi così, vedete, mettendo in paragone questi due punti semplici di base, vediamo che il campioncino è importantissimo, perché ci fa vedere che differenze ci sono tra i punti, anche per lo stesso progetto, per le stesse misure. E ovviamente anche se dovessimo farlo in due o tre persone diverse, ognuno avrebbe i suoi centimetri, perché come ho già detto ognuno ha la sua tensione. Quindi realizzate sempre un campioncino, lavatelo, fatelo asciugare e poi prendete le misure per il vostro progetto e fate la conversione dei centimetri nelle maglie, che è molto molto facile, molto molto importante. Spero che questo video sia stato utile, che ci siamo riusciti comunque a spiegare in modo semplice e chiaro come convertire i centimetri nei ferri e nelle maglie, così voi riuscite con questa semplice formulina realizzare i vostri progetti personalizzandoli, adattandoli ai vostri centimetri. Grazie che siete rimasti con noi e ci vediamo con un nuovo video.